cari amici di Fano TV, ben trovati. In questo approfondimento in studio parleremo delle primarie del prossimo 7 aprile e continuano le pillole in compagnia di Cora Fattori. Buonasera, candidata sindaco per le primarie del centro-sinistra. Buonasera. C'è sempre una prima volta, continuiamo a esplorare questo programma e trattiamo questa volta un tema molto delicato che è quello della sanità. Sì, come candidata sindaco alle primarie di centro-sinistra è importante parlare anche di sanità. È un tema che viene sempre portato alla ribalta della città, anche qui bisogna parlarne in modo pratico e pragmatico. Purtroppo abbiamo visto come il tema sanità sia stato molto manipolato in passato, poi dopo il tempo è galantuomo e i numeri parlano. In particolare come Comune di Fano abbiamo fatto un ricorso al TAR proprio pochi giorni fa, e ne è uscita notizia sulla stampa, perché a seguito del riconoscimento degli 80 posti letto a Villa Fastigi, che di per sé non dirà vabbè diamo 80 posti letto a Villa Fastigi, no, abbiamo ben spiegato nella conferenza stampa come questo sia un indicatore molto importante del fatto che quasi sicuramente, certamente, i 50 posti letto per la sanità fanese siano compromessi. Ora bisogna avere una politica attenta alla città, una politica che risponda non a Roma, non ad Ancona, ma alla città. E questo lo si vede soprattutto in temi caldi e vivi come quello della sanità. Ma bisogna dare un servizio ai cittadini. Pensiamo anche a tutto il problema che è giunto a seguito del reparto di ginecologia, che era un reparto che sotto Covid era stato accorpato, avendo dei risultati prestazionali molto importanti, e ve lo dico da persona che l'ha vissuto sulla sua pelle. Io ho avuto due parti molto difficili e se non avessi avuto un reparto così strutturato e formato, probabilmente non sarei qui a parlare con voi. Ora forse per qualcuno è meglio, devo dire che io sono contenta di aver avuto un certo tipo di assistenza, ma come me altri. Non è l'importante se un reparto viene fatto a Fano o a Pesaro, non dobbiamo essere pensare così in piccolo, ma dobbiamo pensare a dove è meglio suddividere determinati reparti e qual è il servizio migliore che viene dato ad un territorio. È inutile che facciamo la corsa ai consensi a mettere tutto ovunque, perché questo non fa altro che dare un servizio peggiore, fare star male tutti, non garantire la salute, che è la cosa principale e il diritto principale che noi abbiamo. Abbiamo una sanità pubblica e la dobbiamo difendere grazie a questo servizio, e dobbiamo pensare a seconda del servizio sanitario che dai e del reparto che vai a inserire, qual è la location migliore. Non si può mettere tutto ovunque, perché poi questo cosa comporta? Comporta anche la fuga dei medici, perché non hai strutture, qualificate. I numeri, nel caso del reparto di ginecologia, parlano chiaro e ci fa vedere come dividere in due la struttura ha moltiplicato i costi. Non sono aumentati in maniera sensibile i parti, perché abbiamo un aumento del 10%, perché molti dicevano se le teniamo uno solo a Fano e non lo abbiamo a Pesaro, dopo vanno le donne si riferiscono alle strutture in Emilia Romagna. Ecco, abbiamo visto che in realtà questo era un falso problema. Anche in quel caso dovevamo fare un discorso di vallata e di competenza territoriale. Tutto questo non è stato fatto per dinamiche di equilibri politici. Nella salute non è possibile, ma voi lo sapete molto meglio di me, perché chiunque ha avuto a che fare con questa situazione. Un'altra cosa, bisogna avere una sanità che sia organizzata anche dal punto di vista del servizio digitale. Non è possibile che non abbiamo una cartella clinica digitale, che se io vado in una struttura di Ancona non sanno la mia storia clinica o viceversa. Non è sostenibile.
se faccio delle analisi le devo poter ricevere in forma digitale, non devo dover fare file contro file e filette. Non è un servizio questo. Una persona che lavora non deve prendere giorni di ferie per riprendere un referto. E devo poter fare delle analisi in tempi utili in base alle patologie che ho. Ma se non strutturo bene quella che è la mia risorsa umana, perché spezzetto tutto ovunque, io adesso, abbiate pazienza, la semplifico anche per motivi temporali, ma lo sapete benissimo anche voi da casa che il problema è quello, l'abbiamo detto tante volte, e quindi al di là della strumentalizzazione politica questo sarà un tema importante, un tema in cui la maggioranza e l'opposizione, qualsiasi esse siano, dovrà mettere da parte i loro ragionamenti politici e finalmente pensare per il meglio del territorio, cosa che ad oggi non è stata fatta. Grazie allora Cora Fattori per il suo intervento. Questo spazio termina qua. Io vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci. Grazie a voi.